Complemento di argento causa efficiente. Intanto è un complemento che troviamo in particolari condizioni, per cui per poterlo identificare e riconoscere dobbiamo stare molto attenti anche a come è costruita la frase e come è costruito il verbo. Il complemento di agente o di causa efficiente è quell'essere animato o inanimato da cui è compiuta l'azione. Parliamo di essere animato quando appunto è un essere vivente. In questo caso intendiamo complemento di agente. Mentre invece parliamo di complemento di causa efficiente quando l'essere è inanimato. Ma detta così non è chiara la spiegazione, perché dobbiamo capire meglio in quali condizioni troviamo il complemento di agente o causa efficiente. Il verbo della frase deve essere in forma passiva. Questa è una condizione fondamentale. Dobbiamo avere il verbo in forma passiva e se trasformiamo la frase da passiva in attiva, il complemento di agente diventerà soggetto, mentre il soggetto diventerà complemento oggetto. Guardiamo una frase da esempio per poter comprendere in maniera più pratica quello che ho appena spiegato. L'incidente è stato provocato da un automobilista. In questo caso abbiamo un verbo, è stato provocato, che è nella sua forma passiva. Abbiamo il soggetto, l'incidente, da un automobilista e il complemento di agente. Si chiama agente perché è colui che ha agito la causa dell'incidente. Quindi l'incidente subisce l'azione di essere stato provocato da un automobilista che ha appunto in maniera attiva provocato l'incidente. Proviamo a trasformare questa stessa frase da forma passiva in forma attiva e vediamo quello che succede. Abbiamo detto che è stato provocato, lo dobbiamo trasformare in forma attiva, quindi ha provocato. Chi compie l'azione di provocare? Chiaramente l'automobilista, che in questa frase in forma attiva diventa soggetto. Quindi è un automobilista, soggetto, ha provocato predicato verbale, forma attiva. L'incidente, che nella frase precedente, passiva, faceva da soggetto, diventa qui, con la frase in forma attiva, complemento oggetto. Un automobilista ha provocato che cosa? L'incidente. Quindi, in questo caso, abbiamo una frase che da passiva diventa attiva e subisce questo tipo anche di trasformazione all'interno dei suoi stessi componenti, il soggetto, il complemento oggetto. Le domande che ci poniamo per individuare il complemento di agente di causa efficiente sono: da chi complemento di agente, da che cosa complemento di causa efficiente? L'incidente è stato provocato da chi? Chiaramente da un automobilista e agente, perché è un essere vivente. Se invece dicessimo, per esempio, l'incidente è stato provocato da un masso caduto dalla montagna, da un masso non è un essere vivente. E allora diventerebbe l'incidente soggetto è stato provocato predicato verbale da un masso complemento di causa efficiente. Se la trasformiamo in forma attiva, un masso soggetto ha provocato predicato verbale l'incidente complemento oggetto. Quindi la differenza sta semplicemente nel fatto che quello di agente è un essere animato, mentre il complemento di causa efficiente è un essere inanimato.